Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, finalmente Season 3 Reloaded iniziata ieri sera, Ranked è disponibile, adesso andremo a vedere tutte le novità più importanti della patch ovviamente rilasciata ieri con approfondimenti sulle tutte le novità della Season 3 Reloaded. Quindi vi ricordo un bel mi piace, arriviamo a 500 per questo TG Code. Vi ricordo lo sponsor del video, Nebba.com. Passando dal primo link in descrizione troverete una marea di sconti e ogni acquisto che farete passando appunto dal primo link in descrizione supporterete il mio canale. Mi raccomando, videogiochi nuovi, abbonamenti Xbox e PlayStation, skin di tutti i tipi per COD, anche esclusive, anche card, Amazon, Netflix, PlayStation per comprare videogiochi digitali, una marea di sconti e anche tante offerte sui videogiochi in arrivo. E vi ricordo, come sempre, oggi vi aspetto alle 14 in live, piattaforma Viola. Ieri, mamma mia, eravate in tantissimi, eravamo quasi 150 persone, grazie veramente di cuore. Vi aspetto anche oggi alle 14. Attivate le notifiche e iscrivetevi se ancora non mi seguite nella live giornaliera. Ma come vi ho detto ieri ragazzi, è uscito l'aggiornamento ovviamente Season 3 Reloaded. Pesi 9 GB su PS5, 15 GB su PS4, circa tra i 10 e i 20 su Xbox. Non ho capito perché alcuni tutti pesi strani in base alla varia versione di Xbox, non ho capito perché. E poi ovviamente c'è stato quello su Battle.net che pesava molto di più rispetto a quello Steam, addirittura 30 GB. Quindi questi all'incirca sono stati i pesi, anche se ieri sono stati veramente molto strani i pesi. Non ho capito anche questa cosa di Xbox, mentre PlayStation sono quelli a grandi linee che vi ho detto. Quindi vediamo le novità ovviamente principali all'interno del gioco. Partiamo innanzitutto dall'evento, l'evento delle camo, quindi delle sfide per le nuove mimetiche, che appunto è una sorta di evoluzione di tutta la stagione 2 che abbiamo visto con il sentiero di Ronin. Ecco qui le varie sfide ovviamente da dover completare per tutte le nuove mimetiche da ottenere che si sono integrate nel Trophy Hunt. Quindi qui troverete appunto tutte le sfide, ad esempio 250 uccisioni d'operatore con i fucili d'assalto, 30 uccisioni con l'operatore in headshot e via dicendo. E andiamo a vedere invece le novità relative ai contenuti. Partiamo dalle mappe. MW2 è stata introdotta ovviamente la nuova mappa 6 contro 6 di Alboran, una mappa di medie dimensioni. Ecco qui tutte le prime immagini che potete vedere. A livello di gameplay, vediamo che cosa è successo. È stata aggiunta una sfida per sbloccare il Sakin Zetaki Grip del Kroneskone, è stata aggiunta una sfida per sbloccare gli attacchi, quindi gli accessori di carica del Trapan Underbar per il Custom 762, l'STBS e il TAC. L'ottica ibrida non brilla più mentre è nella modalità a basso ingrandimento e gli effetti tracker ora possono essere applicati tramite il menu di personalizzazione dell'accessorio mimetico. Poi, visibilità del feedback sui danni. Quindi sono tutte le varie ottimizzazioni che hanno fatto relativamente alle indicazioni visive relativamente al danno. Vediamo il movement. Il movimento della telecamera durante la camminata e lo sprint è stato ridotto. Il ritardo del sollevamento dell'arma dopo l'atterraggio dal paracadute è diminuito del 30%. L'accelerazione scorrevole iniziale è aumentata del 6% e quindi la sorta di, diciamo, di scivolata. E la soglia di altezza per il mantling con una sola mano è stata aumentata, consentendo quindi un attraversamento più incisivo. Due nuove armi, ovviamente anche in questo caso, come ho detto, è la prima stagione che mi ricordo veramente negli ultimi anni, se proprio la prima in assoluto per la storia di Warzone, dove sono state inserite soltanto due armi secondarie. Da una parte abbiamo l'FTAC, che è una pistola mitragliatrice con una velocità di fuoco molto rapida e soprattutto un rado di fuoco molto rapido perché è una pistola mitragliatrice, e la 50 Magna, che è un'altra pistola che richiama appunto la vecchia storica .50 GS. Questa è anche qui in questo caso una pistola automatica e troverete ovviamente sotto la possibilità o di comprarla tramite lo store, quindi tramite un bundle, oppure tramite la sfida che state vedendo. Allora,
Qui si parla anche dell'altro oggetto, quello del lancio delle stelle, perché praticamente hanno messo queste sorti di, come si chiama, le stelle di ninja, quindi anche in questo caso si possono utilizzare queste armi integrate per il corpo a corpo, quindi due armi secondarie e le stelle del ninja. Vediamo le altre cose interessanti, soprattutto per quanto riguarda le modifiche alle armi. Ovviamente poi sul sito amantecode.it troverete l'articolo completo. Voglio riportarvi ovviamente le notizie più grandi perché è stata una patch che ho tradotto in circa un'ora e mezza perché è veramente infinita. Ieri è stata una patch veramente mostruosa, veramente assurda. Allora, qui si parla ovviamente di tutta la questione relativamente alle armature, quindi il danno minimo dell'armatura. Quindi qui stanno dicendo effettivamente che cosa è successo con determinate armi e soprattutto per quanto riguarda i danni all'armatura. Quindi state vedendo la questione relativa alle pistole, quindi i danni minimi all'armatura aumentati su Warzone 2, con la Basilic, col P890, con l'X12, l'X13 auto. Ricordo che l'X12 è veramente una gran bella pistoletta. Vediamo invece sulle pistole mitragliatrici, quindi sul BASP, aumento della velocità in ADS, quindi la possibilità di andare molto più veloci quando dobbiamo andare a puntare. Moltiplicatore dei danni headshot diminuito, danni massimi aumentati, portata massima dei danni aumentati, i danni mid floor aumentati, l'aumento del range di danni a media distanza, danni minimi dell'armatura aggiunta solo su Warzone 2, danni minimi aumentati, portata minima dei danni aumentati, il tempo di animazione first raise è stato ridotto. Poi sull'Hackman, quindi con l'accessorio, il danno minimo dell'armatura del fuoco raffica è stato aumentato, con la mini back danni minimi dell'armatura aumentata, sull'MX9 danni minimi dell'armatura aggiunti, sulla Vasnev l'intervallo di danni massimo è stato ridotto. Vediamo gli assalto, il Chimera, danni minimi di armatura semiautomatici aggiunti solo su Warzone 2.0 e il tempo di animazione first raise è stato ridotto. Sulla ISO, quello che dicevamo ieri, e infatti è stato praticamente preso, danno massimo ridotto, danni medi diminuiti, danni minimi ridotti, moltiplicatore del boost inferiore aumentato e moltiplicatore dell'estremità sono diminuiti, quindi leggermente nerfato la ISO. Sul custom, intervallo dei danni a corto raggio e a medio raggio ridotto, intervallo di danni a medio raggio ridotto e danni minimi di armatura sono stati aggiunti. Sul custom, danni minimi di armatura semiautomatici aggiunti e moltiplicatori dall'estremità sono stati diminuiti quando colpisce appunto l'estremità di un corpo. Sulla custom, danni minimi d'armatura aggiunta sempre solo su Warzone 2.0. Sull'Hackman, danni da vicino a metà aumentati, portata massima di danni aumentati, gamma di danni medi aggiunti, danni minimi d'armatura aggiunti sempre solo su Warzone 2.0, danni minimi d'armatura semiautomatici aggiunti sempre su Warzone 2 e il moltiplicatore del boost superiore aumentato. Sull'M16, aumentato l'intervallo di danni a vicino a medio raggio, portata massima di danni aumentati, danni minimi d'armatura aggiunti, tempo di recupero tra le raffiche diminuite, tempo di animazione first raise ridotto. Sull'M4, danni minimi di armatura semiautomatici aggiunti, il tempo di animazione first raise è stato ridotto. L'M13B, la velocità è stata leggermente aumentata, l'intervallo di danni aumentati, la precisione della diffusione dei colpi in hip fire è stata leggermente aumentata, i danni minimi d'armatura aggiunti, il tempo di animazione first raise è stato ridotto. Sul TAC 56 l'intervallo di danni massimo è stato ridotto. Fucili da battaglia, left TAC, l'autofire, quindi danni minimi dell'armatura aumentata, danni minimi dell'armatura aumentati, il tempo di animazione anche in questo caso first raise è stato ridotto. Sull'Hackman i danni minimi dell'armatura aumentati in autofire, i danni minimi d'armatura aggiunti. Sull'SO 14 sempre i danni minimi in autofire d'armatura sono stati aumentati, il moltiplicatore del boost inferiore aumentato, danni massimi aumentati, danni minimi dell'armatura aumentati sempre soltanto su Warzone 2. Sul TAC, danni minimi dell'armatura aumentati e danni minimi di armatura semiautomatici sono stati aumentati. Vediamo sui fucili tattici. Sul Brison, danni minimi dell'armatura aumentati e danni medi aumentati. Sul Brison 890, danni minimi dell'armatura aumentati e danni medi aumentati. E sul Lockwood 300, danni minimi d'armatura aggiunti. Mitragliatrici leggere, l'HCR 56, danni minimi d'armatura aggiunti. Sul RAP-H, il tempo di animazione first raise è ridotto. E il Sakin MG 38, tempo di animazione in first raise è stato ridotto. Qui invece troverete tutte le modifiche specifiche accessorio per accessorio. Sono veramente tantissime, ve le lascio ovviamente a video, poi le troverete direttamente sul mio canale. Cosa interessante
che vogliono dire è che ad esempio le regolazioni del caricatore si applicano a tutti gli accessori a seconda che siano più grandi o più piccoli rispetto alla capacità del caricatore di base di un'arma. Quindi significa che questi cambiamenti andranno ad essere veramente molto incisivi sulla gestione dei caricatori. Quindi qui vanno a fare tutte le varie specifiche sia sui caricatori come sono stati aumentati e quando metti un caricatore grande o un caricatore piccolo che tipo di vantaggi ti dà. Stesso discorso sulle canne, stesso discorso su determinate ottiche e in base al tipo di arma. Ve le lascio ovviamente anche il sottocanna, così ve le potete andare a vedere con calma perché sono veramente infinite. Vediamo le correzioni di bug. Risolto un problema che permetteva di equipaggiare più accessori della stessa categoria causando armi rotte o non funzionali. Risolto un problema che impediva gli effetti della morte che si verificavano nella modalità DMZ e cooperativa. Risolto un problema con l'FJ Imperium per cui il suo livello di penetrazione era inferiore al previsto. Risolto un problema con l'SPX80 per cui il suo livello di penetrazione era inferiore a quello previsto. È risolto un problema con l'Xten Angel Optantal Optic per cui il suo effetto di profondità di campo non veniva visualizzato correttamente. Modifiche anche a quanto riguarda i veicoli, anche qui correzioni di bug relative ai veicoli. Vediamo sulla questione audio: maggiore chiarezza del solito utilizzo dell'autoscender, migliorato il mix di precision airstrike e mortar strike killstreak, quindi sulle killstreak, in particolare a distanza. Sugli aggiustamenti dell'interfaccia utente, aggiunto un indicatore su come sbloccare la stella di lancio nella scheda dei caricamenti. Rivista la schermata di sfida sui biglietti da visita per rendere più chiaro il monitoraggio dei progressi. Nel menu mimetica chiarisci che l'oro e il palladio devono essere sbloccati prima di poter progredire alla poliatomica. Aggiunto l'indicatore di quante skin sono disponibili quando si seleziona un accessorio. Nel menu di equipaggiamento visualizza gli attrezzamenti disponibili come due righe su una singola pagina anziché uno scorrimento orizzontale. Migliore qualità visiva del feed di punteggio nelle modalità multiplayer di base. Aggiunto un indicatore per quando un evento party 2XP, aggiunto il bonus in vigore. Apportato vari miglioramenti dell'interfaccia utente dell'armeria di gioco e aggiunte altri biglietti da visita delle bandiere della nazione. A quanto pare non è disponibile quello del Messico. Qui tutta un'altra serie di correzioni di bug, sempre sotto l'aspetto generale. Soprattutto una cosa interessante erano delle sfide che devono essere fatte con l'FJ Imperium, appunto l'intervention, che non venivano risolte correttamente. Finalmente risolto anche il problema degli arresti anomali per tutti gli utenti AMD Vega. Vi ricordate, era un problema su cui la Binux stava lavorando almeno da diverse settimane. Mentre risolto un problema anche per i giocatori che hanno un solo account Steam, che non davano più ricompense Battle Pass ad un account battle.net. Le altre novità, ovviamente, nelle operazioni speciali, ragazzi, sapete che è stato introdotto un nuovo episodio, quindi l'episodio 3 Atomgrad, episodio 3 che ora è disponibile. Dopo aver rintracciato Alex e Gus, si interrompe per stabilire comunicazioni con l'Oswell e fornire l'esfiltrazione. Ora Farah, Price e Alex dovranno spingersi più in profondità nella base sovietica, scendendo in un enorme pozzo dove navigheranno tra vecchi tunnel, tra treni e acque elettronicamente cariche. Quindi anche nella cooperativa c'è la nuova missione Defender a Feed Port. Poi ovviamente correzione di bug, sistemazioni negli aspetti generali come ad esempio rimossi gli accessori laser da tutti i caricamenti dell'armeria, abilitato un misuratore di ossigeno in basso a destra nella modalità multiplayer che ti dà una migliore visibilità. Nelle partite classificate hanno sistemato meglio per trovare le lobby, quindi hanno messo proprio trova parti per cercare compagni di squadra di abilità simili prima di lanciare una partita. Questa cosa è veramente interessante. Correzione di bug anche relativamente a queste modalità all'interno di MW2. Vediamo su Warzone 2.0. Quindi sentite bene, ragazzi, che vi devo dire. Una tempesta di sabbia è stata avvistata alla periferia di Almasara ed è diretta verso la città di Almasara. Gli operatori dovrebbero aspettarsi una visibilità ridotta nell'area, quindi preparatevi che mi aspetto qualcosa di curioso a livello di eventi all'interno di Almasara. Ulteriori posizioni di posizione delle uova del bottino sono state aggiunte nell'area Oasis nella sezione nord-ovest della mappa.
Aggiustamenti, parliamo un attimo dell'UAV. I ping UAV ora emettono solo dal giocatore che ha attivato le killstreak, quindi modifica molto importante sull'UAV. Se il giocatore che ha attivato l'UAV viene ucciso, l'UAV finirà e l'utilizzo di 3UAV aggiornerà comunque il segnale in UAV avanzato. Con gli UAV ora disponibili in tutte le stazioni di acquisto, vogliamo bilanciare meglio la loro potenza in modo che fossero ugualmente equilibrati soltanto per i solo, come lo sono attraverso i squad. Abbiamo ritenuto, dice Raven, come tutte le killstreak dovrebbero provenire dal giocatore che lo chiama, quindi quando i giocatori sentono enemy UAV overhead, quindi UAV in arrivo, sanno che il raggio totale coperto è di una quantità fissa e nota in tutte le modalità. Quindi questa cosa è molto interessante. Vediamo la qualità della vita. Finalmente il ping visibile agli spettatori. I giocatori eliminati che stanno osservando un giocatore dal vivo saranno ora in grado di vedere i ping del giocatore dal vivo. I giocatori che non saranno più interrotti durante la navigazione della maggior parte del menu quando il leader del partito che si mette in coda per una partita finalmente non avranno più interruzioni nella coda del party. Le frecce su e giù sono state aggiunte alla minimappa per aiutare i giocatori a localizzare le depositi di munizioni. Il cursore di selezione ora inizierà per impostazione predefinita, sempre con l'autorizzazione Gear, finalmente. I giocatori ora vedranno i nomi degli equipaggiamenti personalizzati mentre navigano nella stazione di acquisto per acquistare un'arma. Le icone ping dei giocatori sulla bussola ora appariranno con il loro rispettivo numero di membro della squadra. Il tablet delle killstreak a terra avrà ora un'icona che indica il tipo di killstreak che si ad attivare. Quando i giocatori hanno un contratto attivo, ora saranno in grado di vedere altri contratti sull'attack map. I giocatori che non sentiranno più la chat di prossimità durante il caricamento in una partita. I giocatori ora raccoglieranno automaticamente le munizioni per avviare uno stack iniziale nello zaino compatibile, sia se con le armi attualmente equipaggiate che con quelle riposte nello slot degli equipaggiamenti attivi. I giocatori ora vedranno apparire una barra curva e grigia verso il centro della loro interfaccia utente che indica i livelli di ossigeno rimanenti. E anche qui correzioni sempre di bug, soprattutto risolto ad esempio un problema che consentì ai giocatori di bypassare il costo dell'interazione con l'UAV Tower. Quindi era un problema che mi avete segnalato, veramente molto molto strano. Andiamo a vedere sul multiplayer. Sul multiplayer, come sapete, sono state introdotte due interessanti modalità. Le più interessanti sono la faccia a faccia 3 vs 3, che ovviamente è in modalità uccisione 3 contro 3 confermato, dominio, team deathmatch sulle mappe di gunfight. Le kills e i field upgrade, quindi i potenziamenti, sono da campo, sono stati disabilitati. E poi una modalità infetto su larga scala. Qui potete vedere poi in anteprima le playlist in arrivo nelle prossime settimane, ma l'oppo ieri sera l'hanno tolto, ritornerà il 17, ne parleremo poi nei prossimi giorni e tornerà anche la prossima settimana. Finalmente ritorno massivo, ritorno enorme all'interno del gioco. Novità principale di questa Season 3 lo sono senza ombra di dubbio le partite classificate, che abbiamo appunto approfondito tantissimo in questi giorni. Vi ricordo che per iniziare a giocare bisognerà avere almeno un livello di esperienza 45, si partirà dal livello bronzo fino al livello top 250. Ci saranno due tipi di livellamento, lo skill division, quindi con gli SR, le rank invece con le stelle che otterremo in base agli equipaggiamenti. Vi ricordo che per livellare serviranno appunto fare assist, uccisioni personali, uccisioni di squadra e posizionamento. Ogni partita che lancerete vi andrà a succhiare, diciamo così, gli SR. Più salirete di livello, più vi chiederà SR per lanciare una lobby. Man mano che livellerete con gli SR salirete ovviamente di divisioni e ci saranno tante diverse ricompense. Purtroppo, essendo una mezza stagione, perché queste ranked sono iniziate nella Season 3 Reloaded, le ricompense saranno pochissime. Però a partire dalla Season 4, dove dicono che molto probabilmente le classificate usciranno anche dalla versione beta, avremo molto più ricompense. Voglio ricordarvi degli aspetti importanti: le ranked si possono giocare soltanto su Almasaran e la modalità Battle Royale soltanto intersetti, con il numero generale di 150 giocatori. Quindi queste, ragazzi, sono poi tutte le varie indicazioni che potete vedere, come ad esempio lo scudo antisommossa è disattivato, oppure non sono disponibili gli sconti sulle armi. E qui fanno un attimo una spiegazione su ogni tipo di posizionamento, quindi quanti SR vi vanno a dare sugli assist, sulle posizioni finali, perché vi ricordo vi danno anche maggiori SR se arrivate sempre più verso la fine della partita, dove ci sono meno team, quindi vi danno anche più punti SR.
con meno team all'interno. Quindi qui ci sono poi tutte le regole nello specifico, le abbiamo già viste in gran parte nei giorni passati, ve le potete vedere tranquillamente anche a fine video sul mio canale, sul mio sito internet amantegod.it. quindi vedete anche poi i vari posizionamenti, quindi top 25 una stella, la top 10 2 stelle, primo posto 3 stelle, quindi quelle invece vanno ad incidere sul rank. I rank daranno altre ricompense, come vedete grado 5 una skin per il veicolo, grado 40 la dei golfo comunia grande rank the demon e via dicendo. Quindi sarà una season con poche ricompense, comunque a partire dalla 4 ne vedremo veramente molte, ma molte di più. Quindi queste poi sono tutte le regole, vedetevele bene per capire meglio tutto il funzionamento. Andiamo a vedere invece altri due aspetti importanti di questa Season 3 Reloaded. Sono state introdotte, come sapete, le stazioni di acquisto implementabili, che possiamo definirle anche portatili, che finalmente conoscevamo già dalla precedente, ad esempio su Caldera, che sono veramente molto comode per acquistare il bottino in giro per la mappa. Sono stati introdotti anche i pacchetti perk, che ci permetteranno appunto di andare ad inserire all'interno i perk più utilizzati da noi. Ovviamente la cosa molto interessante è che se noi moriamo e se nessuno ci va a saccheggiare questi pacchetti, li potremo recuperare dopo la morte. Quindi i pacchetti perk finalmente sono stati introdotti, e poi anche il gettone di ingresso al gulag. Quindi se avevamo già ad esempio utilizzato il gulag perché abbiamo un solo tentativo, questo ci permetterà di poter rientrare nuovamente nel gulag grazie al gettone di ingresso al gulag. Andiamo a vedere invece tutte le varie modifiche nelle stazioni di acquisto, perché hanno cambiato anche un po' i prezzi, ve li faccio vedere per gli acquisti all'interno delle stazioni di acquisto. Quindi un po' hanno cambiato queste cose. Hanno dichiarato che hanno sentito il feedback dei giocatori e vogliono più affidabilità sui contenuti che c'è in una stazione di acquisto, così quante scorte ci sono in ogni articolo. Sono d'accordo con questo feedback, ma continueranno a monitorare su questi gli aggiustamenti dei prezzi per i futuri aggiornamenti stagionali. Mentre qui andiamo a vedere le modalità con all'interno del gioco. Ah, cosa molto importante, sui droni di ridistribuzione hanno aumentato la verticalità, vedi, una maggiore spinta verticale per allinearsi meglio con le dimensioni della mappa. Quindi questo è un aspetto veramente molto interessante. Voglio ricordarvi poi che ci sono state anche novità molto molto interessanti sulla DMZ, perché è stata aggiunta una zona completamente nuova, il complesso Koschei, ingressi unici, dice, accedi a uno dei 4 ingressi unici per esplorare gli oscuri segreti di questa struttura, cerca un intel drop in arrivo con un look, il nuovo play space di DMZ. Quindi nuovi oggetti, le NVG, ovviamente per andare con gli occhiali per la visore notturna in questa zona di buio. Qui ovviamente anche qui aggiornamenti con novità relativamente ad ottimizzazioni e anche correzioni di bug sulla DMZ, veramente tantissime. Speriamo che vadano a spingere ancora di più questa modalità e spingano di meno con i bundle pay to win per quanto riguarda questa modalità, che se venisse supportata come dovesse veramente essere fatto, sarebbe veramente molto ma molto interessante. Ancora è troppo troppo distante da esempio Escape from Tarkov su quella falsa riga. Questo ragazzi era tutto quello che volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero. Ho cercato di portarvi tutti i dettagli più importanti, perché le patch note sono lunghissime, saremmo veramente stati qui con un TG code di circa veramente un'ora, tantissime le novità. Ve lo lascio comunque sul mio sito per tutti gli approfondimenti. Ci vediamo alle 14 live, supportate il TG code con un bel mi piace e noi ci vediamo domani.